prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Bentrovati a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, eccoci puntuali con il nostro consueto appuntamento settimanale. La Patti oggi ha il piacere di ospitare un attore, un conduttore televisivo radiofonico e un doppiatore che ha strappato anche molti sorrisi grazie alle sue parodie sul web. Sto parlando di Federico Saliola. Ciao Federico, benvenuto a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Ciao Patti, ciao a te, buon pomeriggio e soprattutto un caro saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Tutto bene, grazie. Voi? Tu? Anche io, tutto bene, grazie. Grazie per essere qui ospite, nonostante i tuoi impegni. E so che ci sono tanti progetti così in atto. Poi insomma daremo grazie qualche piccola news. Sì, sì, no, ma grazie a voi. E a proposito di quello che anticipavo, insomma, in apertura di programma, la tua passione per la recitazione ti porta a formarti all'Istituto per la Cinematografia e la Televisione e a orientarti anche verso la conduzione televisiva, radiofonica e il doppiaggio. Sì, sì, sì. Sì, è una passione che nasce da lontano, nasce praticamente quasi insieme a me quando ero bambino, quando ero piccolissimo. Io da sempre ho avuto soltanto un interesse, soltanto, come dire, questa passione. Io non ho mai detto da bambino, da grande, vorrei fare il calciatore di pallone come tanti altri bambini, o il dottore o l'astronauta. No, io ho sempre detto soltanto l'attore o il conduttore, perché io ero affascinato, appassionato appunto da questo lavoro, che all'inizio ovviamente ho visto soltanto da fuori, guardando i film, guardando la televisione, andando al cinema, quindi ovviamente vedevo questo lavoro visto da fuori. E come nel 99% dei casi nel mio settore, scatta quella molla in cui chi vuole fare questo lavoro guardando un film dice: no, io devo stare lì, io un domani dovrò arrivare lì dentro, o dentro questo schermo, o dentro questa scatola magica che può essere la televisione, oltre allo schermo del cinema. E quindi poi ovviamente ho cercato di capire come fare, perché non è una strada facile, e questo lo dico anche perché se ci stanno ascoltando dei ragazzi o delle ragazze che sono interessate a fare questo lavoro, io appunto lo sottolineo sempre, perché purtroppo visto da fuori, oltre che affascinante, sembra anche facile, però insomma è un lavoro a tutti gli effetti come tutti gli altri. Bisogna studiare, bisogna fare un percorso, bisogna capire qual è il percorso più giusto per noi stessi, quindi poi capire come farlo e mettersi in gioco. Certo. E io così ho fatto. Subito dopo le medie mi sono iscritto al CineTV Lo Stellini di Roma, che è l'unica scuola in Italia che dopo la terza media forma i ragazzi e gli indirizza appunto verso materie cinematografiche e televisive. Sì. E televisive, sì, sì, sì. E poi, ecco, dopo il diploma, anche se nella parte tecnica, quella scuola, quindi quella è una scuola che ti insegna il mondo che c'è dietro le quinte di un film, non la parte artistica, quindi non la recitazione, la dizione, però tutto quello che c'è dietro, tra cui la scrittura di un film, le riprese, il montaggio, come sistemare le luci, come doppiare un film, come montarlo, come gestire anche gli effetti speciali, insomma tante cose che ci sono dietro, che sono molto molto interessanti e affascinanti, perché ovviamente ha questo interesse e questa passione. E poi dopo il diploma ovviamente ho iniziato a studiare recitazione nelle accademie, avevo iniziato a fare un po' teatro, perché anche quello forma moltissimo. E poi piano piano, come tutte le cose, si mette un mattoncino alla volta finché poi non si arriva a costruire qualcosa di sostanzioso. Certo. E spontaneità, ironia, spigliatezza, oltre che il talento, sono caratteristiche che secondo te possono aiutare in questo ambito? Assolutamente sì, anche se forse ti svelo un segreto: ci sono molti attori, molti conduttori che di loro
in privato, nella loro vita, nel loro modo di essere, sono molto introversi, sono molto delle volte anche timidi, e ovviamente facendo questo lavoro questa è una caratteristica che va un po' lasciata a casa oppure va affrontata, perché di sicuro, ecco, delle volte magari non ci si pensa, però fare l'attore significa anche parlare a un pubblico di 50-100 persone, parlare bene, ricordarsi tutto quello che c'è da dire, ricordarsi le scene, interpretarle, cosa simile ma non uguale appunto è il lavoro del conduttore, che appunto è un lavoro che ti dà modo di superare queste paure, queste ansie, tant'è che poi c'è anche la teatroterapia, però questi ovviamente certo. Sono altri discorsi, sono altri ambiti, eccetera. Però insomma tutto serve, queste cose sì sono delle caratteristiche fondamentali di una persona, perché sicuramente se non si hanno, magari piano piano col tempo, se c'è una vera passione, una forte passione, col tempo arriveranno. Se una persona ci nasce già di suo, sicuramente aiuterà molto il fatto di essere estroverso, di essere, come dire, molto aperto anche mentalmente, quindi sono sì senz'altro sono tutte caratteristiche fondamentali che servono, sì. Nel 2001 la primissima partecipazione ad un film, anche se era una semplice comparsa, in Distretto di Polizia, dove hai interpretato un bambino che scappa spaventato da una rapina. Sono passati sì. tanti anni, ma che ricordo hai di quella prima esperienza lavorativa? Un ricordo bellissimo. Primo, perché era una mia serie, una mia fiction amatissima, una delle preferite, se non proprio la preferita, anche perché adesso ce ne sono tantissime, ma prima ce n'erano poche. Quindi io venivo da un passato di Caro Maestro, avevo visto queste serie in televisione, queste fiction, poi uscì Il Distretto di Polizia e lo amai già da subito. Quindi io già ero contento ovviamente per il tipo di lavoro, e poi anche a maggior ragione su un film che amavo. Certo. Mi ricordo che io per la prima volta mi sono ritrovato insieme agli attori che fino all'anno prima avevo visto in televisione, e invece in quel momento stavano lì vicino a me. Stavo condividendo sì, una giornata di lavoro, e anche ho rubato con gli occhi tanti segreti, tanti trucchi di questo lavoro, come posizionarsi davanti alla telecamera, come rifare tutta la scena da capo, perché ovviamente le scene non si fanno subito buona alla prima, no? È molto raro. Certo. Però ecco, quando si stoppa una scena va rifatta da capo, e va rifatto tutto nello stesso modo, i movimenti, quello che si deve dire, perché magari una persona che non è di questo settore non ci pensa, ma se io in una scena prendo un bicchiere d'acqua e bevo, lo faccio con la mano destra, nella scena dopo lo devo rifare con la mano destra, e magari lì per lì non ci pensi, perché stai pensando al copione, a quello che devi dire, a come lo devi interpretare, eccetera. Però lo devi fare con la stessa mano, perché altrimenti poi in montaggio si vedono, no, quegli errori che purtroppo sono capitati, dove magari, che ne so, la mano in un'inquadratura sta in un modo e poi sta in un altro, oppure bevo, ecco, un bicchiere d'acqua con la mano destra, sull'altra inquadratura l'ho bevuto con la sinistra. Insomma, quel giorno sul set... Sono piccole cose, però insomma fanno la differenza, insomma. Ovvio. Sono piccole cose che fanno la differenza, però ecco, appunto, mi ricordo che... su quel set ho avuto un bellissimo ricordo, ero emozionato, mi ricordo che c'era mio padre che mi stava guardando, stava arrivando mia madre, stavo tra l'altro vicino casa, quindi stavano arrivando anche tutti gli amichetti, insomma è stato veramente emozionante. Non nascondo che io mi ero già sentito importante, però vabbè, ero un bambino di 10 anni, davanti alla telecamera col ciak, insomma, vedere poi appunto tutto quello che c'è dietro e davanti la telecamera, la macchina da presa, devo dire che è stato molto molto emozionante, e poi l'attesa di rivedere quella scena in televisione, di trovarmi tra le comparse, tra la scena, quindi no, un bellissimo ricordo, anche perché è stato l'inizio di tutto. Certo, quindi è stato tutta la preparazione. Sì. Quello sì. Sei stato anche uno dei componenti della giuria dei migliori anni, il programma di Rai 1 per le prime 6 edizioni. Sì,
Sì. E hai anche condotto diversi programmi televisivi e radiofonici. Queste che esperienze sono state? Cosa porti con te di queste esperienze? Allora, io porto l'esperienza, la giuria dei migliori anni, anche quella è stata una bellissima esperienza, un bellissimo ricordo. Porto il fatto che io passavo dalla RAI alle TV private, però in RAI non ero protagonista, nelle TV private ero io il conduttore, quindi diciamo passavo da una sorta di sentirsi piccolo in un ambiente enorme, però sentirsi poi enorme in un ambiente piccolo, quindi è stato comunque bello e formativo, perché in RAI io stavo in contatto, ecco, con Carlo Conti, che è stato per esempio colui che mi ha insegnato un po' la conduzione, io intendo sia che mentre stavo lì nello studio con lui, perché Migliori Anni era una sua trasmissione, sì, anche grazie a lui ho rubato un po' con gli occhi i segreti della conduzione televisiva, e sia perché poi avevo stretto una buona amicizia, una buona confidenza, e anche lui poi privatamente mi aveva dato dei consigli su come iniziare, come fare, eccetera. Quindi io poi portavo la mia esperienza della RAI, anche se non ero ovviamente un conduttore RAI, però comunque stavo lì, la portavo poi nelle TV private, nelle TV locali, nelle radio locali, nelle emittenti radiofoniche, oppure negli spettacoli di piazza che ne ho condotti diversi, anche lì soprattutto serate estive, feste di piazza, eccetera. E il RAI era stato bello perché tutte le sere che stavo lì, io ci sono stato per tutte le edizioni, ed era un giorno a settimana per 3-4 mesi l'anno, devo dire che è stato un impegno abbastanza grande e bello. Però ecco, lì in RAI stavo in contatto con Conti, con tantissimi cantanti degli anni 60, 70, 80, quindi ne ho conosciuti veramente tantissimi. Un ricordo bellissimo mio con Lucio Dalla, che avevo salutato lì nei corridoi quando stavano facendo le prove, stessa cosa Renato Zero, tutte persone molto, per la loro enormità, erano persone molto disponibili, educate, insomma è stato veramente un bel ricordo. E poi appunto stessa cosa sulle TV locali, cercavo di portare l'esperienza accumulata in RAI appunto nelle televisioni, con rispetto parlando, minori, però più piccole, però ero io il protagonista. Quando capita un programma che riesco a creare, che riesco a condurre, purtroppo adesso col discorso del Covid anche lì tanti settori si sono un po' fermati o comunque rallentati, è bello perché lì sono io il protagonista e vengo da una scuola non indifferente, che è quella di Carlo Conti e di Mamma Rai. Beh, insomma, scusa se è poco, No, certo. Poi ovviamente subentra il talento personale, ci mancherebbe, non sto dicendo che sono bravo o formato come Carlo Conti, però è stato un grande maestro ed è tuttora. Io delle volte capita che ci sentiamo, o quando riesco ad andare in Rai lo vado a salutare, lui si ricorda ovviamente di me, siamo rimasti in contatto, quindi ho un buon rapporto con lui. E cosa più importante, io avevo anche conosciuto Fabrizio Frizzi. Fabrizio, io ci avevo cenato una sera prima di una trasmissione, perché alcuni cenano prima, alcuni cenano dopo, vabbè, e abbiamo parlato e ho un bellissimo ricordo di lui. Sì, le email che ci siamo scambiati io e Frizzi le ho stampate, quindi ho questo ricordo a casa. Anzi, dico una chicca. Io un Natale di 6-7 anni fa avevo mandato gli auguri di Buon Natale di Conti a Frizzi e quelli di Frizzi a Conti. La dico questa cosa, va. Allora Frizzi mi ha risposto e mi ha detto: grazie Federico, ma forse ti sei sbagliato, perché questi sono gli auguri di Carlo, ma con le faccette, con gli smile simpatici, si è messo a ridere, ma dai, non fa niente, tranquillo, ciao. E Conti si era un po' più offeso, però vabbè, può capitare, dai. Carina come cosa, molto carina. Sì, però capita. Beh, può capitare. Può capitare, ma rispecchia la personalità di Fabrizio poi, La sua reazione. No? Voglio dire. Sì. No, Fabrizio era un giocarellone, con rispetto parlando, era un giocarellone, un bambinone,
ovviamente molto serio, molto professionale sul lavoro, certo, però sì. era quando c'era il momento di scherzare, di ridere, era veramente molto aperto, molto disponibile con tutti dal primo all'ultimo, cosa che in un ambiente del genere, soprattutto da personaggi comunque grandi, enormi del genere, purtroppo non è, dovrebbe essere così, ma purtroppo non è sempre così. E, no, Fabrizio era veramente come si vedeva in televisione. Grazie. Tanti mettono una maschera, no? Tanti camuffano. Sì. Lui era veramente così. Con quel sorriso veramente, prima parlavamo di spigliatezza, no? Di naturalezza. Sì. Ecco, quello dovrebbe essere un po' l'esempio, no? Da seguire. Assolutamente. Lui era quello fondamentalmente, come dicevi appunto. Sì. Sì, assolutamente sì. Grazie per aver condiviso con noi questi momenti belli e per averlo ricordato proprio così in questo mio piccolo spazio. Con... Grazie a te. Che così, un po' di emozione, ora così riprendiamo il nostro percorso telefonico. La nostra intervista, sì. Successivamente, diciamo, a questa esperienza, a queste varie esperienze televisive, ha intrapreso anche la carriera come attore di cinema e di fiction. Sono tante sì. Le partecipazioni nel cast, non so, ricordiamo tipo Il commissario Rex, Il paradiso delle signore, Il grande salto. Cosa ricordi con maggior, a cosa diciamo sei particolarmente legato di queste esperienze? Sicuramente il commissario Rex, perché è stato l'inizio di tutto, quindi quella è stata la prima posa come attore, il primo contratto d'attore, perché in Distretto di Polizia sì, è vero che ero bambino, è vero che avevo iniziato a partecipare ai film, però era soltanto come semplice comparsa, così per capire un po' il meccanismo dei set eccetera. Invece il commissario Rex nel 2011, la prima mia edizione, che non era ovviamente la prima edizione italiana, però è la prima dove ho lavorato io, che è stata la sesta serie se non sbaglio, è stato l'inizio del lavoro come attore, quindi capire ovviamente come interpretare un ruolo, confrontarsi con gli altri attori, quindi forse il ricordo più bello ce l'ho ecco sul commissario Rex, perché è stato l'inizio di tutto. Poi dopo Rex c'è stato ecco Il paradiso delle signore, c'è stato appunto Il grande salto, sono stato scelto da Tirabassi e da Ricky Memphis, ritornando forse un po' al discorso del distretto che vedevo da bambino, sono stato scelto proprio da Tirabassi, che era il regista del film, per fare una particina con lui in un ristorante, e mi ha fatto molto piacere. Certo. Ultimamente ho avuto una posa sul film di Francesco Dotti, sì, interpretato da Pietro Castellitto, il figlio di Sergio, e lui appunto sta girando in questi giorni, sta ultimando il film, e lui interpreterà proprio Francesco Dotti da giovane. Quindi anche lì insomma c'è stata una mia partecipazione, ovviamente mi ha fatto molto piacere. Stai parlando della fiction Speravo di morire prima? Sì. Quella è la fiction di Netflix su Totti. Sì. E da non confondere con Mi chiamo Francesco Totti, che è un film, un docufilm che uscirà a breve al cinema, però quello è tutt'altro prodotto. Però ecco sì, è stata un po' la realizzazione di un sogno, aver visto di esserci riuscito da solo con le mie forze, senza conoscenze, perché purtroppo ci sono e nel settore un po' aiutano, e quindi è stata una grande soddisfazione. Vedi, è stato Federico, come ho detto prima, vedi Federico, che dai sogni ai fatti, con la pazzi, assolutamente sì. Ed è importante la determinazione, la caparbietà, no? Il desiderio di sognare per realizzare anche, no? Quello sì, ma noi artisti siamo un po' così, siamo un po' dei bambinoni che forse non cresceranno mai al 100%, o forse chissà, forse proprio perché siamo cresciuti magari prima degli altri abbiamo capito che la formula magica per rimanere felici è proprio non smettere mai di sognare, non lo so,
però ecco, però, sognare aiuta, dai, su. Sì. Quindi sì, ci rende se non altro vivi, insomma, no? No, quello senz'altro ci rende vivi e semmai felici, sicuramente felici, perché questi sono lavori dove non si fa domanda e poi c'è l'assunzione e poi si rimane sempre fino a che non si va in pensione. È vero. Questo sono è un lavoro che va. Diverse. Sono dinamiche diverse, questo è un lavoro che va inventato, va scoperto, va sperimentato. Oppure delle volte può capitare che si arriva anche a fare un lavoro molto particolare come questo e poi si capisce che non si hanno le capacità per farlo o il talento, magari sembrava un po' più facile di come una persona avesse immaginato. Oppure al contrario può sembrare più difficile, poi c'è chi è un po' più portato e riesce a lavorare bene, riesce a camminare bene, quindi sono settori molto particolari che però c'è un rapporto giusto tra la fatica per arrivare e l'enorme soddisfazione appunto con la quale poi si viene ripagati quando si arriva. Certo. E da diversi anni tu scrivi e interpreti anche, spesso in collaborazione con amici e colleghi attori, diversi video comici che sono diventati virali. Sì. Quello che ti ha dato maggiori, diciamo così, soddisfazioni, diciamo così, è stato il famosissimo Apro il frigo. Sì. Poi di seguito c'è stato anche un altro video che è diventato virale, che è una parodia musicale di denuncia sociale sui problemi della gestione, ahimè, dei rifiuti di Roma. Noi che siamo romani ci capiamo bene, vero Federico? Assolutamente sì, stai parlando di Lama non c'è. Lama non c'è, che è la parodia del brano di Neck, Laura non c'è. Laura non c'è, assolutamente sì, io l'ho modificata con Lama non c'è, che appunto chi abita a Roma o comunque nel primo anello vicino Roma, nella prima zona limitrofa a Roma, sa bene che Lama è l'azienda, la municipalizzata che gestisce i rifiuti di Roma. Quindi purtroppo io adesso non voglio fare un discorso politico, assolutamente, io ho soltanto raccontato in maniera musicale un problema che effettivamente c'era. Poi se è colpa di chi sta al potere, di chi c'era prima, di chi dei romani, non lo so, non mi interessa, non sta a me a dirlo, però io ho modificato in canzone una chiacchiera da bar, diciamo così, ed è andata molto bene. Lama non c'è, è stato un bel tormentone che è girato tanto a Roma, in tutta Italia. Forse, scusami che ti interrompo, ma forse Lama avrà seguito appunto questo tuo video, perché sai, non so se lo sai, ma insomma te lo dico, che ora Lama non ci sarà più nel vero senso della parola, perché a gestire il servizio sarà direttamente il comune. Sapevi tu questa cosa? Ah no, non lo sapevo, una novità, no, non lo sapevo. Vedi quante cose. Ah, bene, allora ho portato fortuna a Roma, speriamo bene, vediamo chi arriverà, sì. E quindi insomma Lama non c'è più sul serio, se prima non c'era, ora non c'è, non c'è più. Sì, adesso non c'è, prima magari io intendevo Lama non c'è nel senso che c'è il servizio, ma l'azienda ovviamente c'è, adesso invece sparisce proprio l'azienda. Proprio l'azienda, quindi dovrai prepararti con qualcos'altro. Ma io sto preparando infatti una sorellina dell'Ama non c'è sull'ATAC, sempre quindi rimanendo sul discorso, sul tema dei problemi di Roma, sì, sempre ovviamente raccontati in chiave musicale, in chiave comica, ironica, eccetera. Però appunto ho questa gemellina che appena posso la farò uscire, che è, appunto è una parodia sull'ATAC. E poi ne avrò altre due, una sulle buche e una sui cinghiali a Roma, che anche quello insomma è un problema abbastanza sentito e risentito. E poi per risponderti a prima, sì, Apro il frigo è stata la parodia più cliccata di Despacito, che ha raggiunto i 25 milioni di visualizzazioni sommando due canali YouTube e uno Facebook, ed è ovviamente stata una soddisfazione enorme, perché riuscire a far ridere 25 milioni di persone
Voglio dire, significa che la canzone è venuta bene, è stata apprezzata, è stata amata e soprattutto sulla pagina hanno scritto ogni tipo di persona, perché hanno scritto grandi, bambini, uomini, donne, anziani, hanno scritto dall'Italia, da fuori Italia, veramente da ogni parte del mondo, ogni tipo di persona. Ti aspettavi, immaginavi un così grande interesse da parte del pubblico? No, assolutamente no, onestamente no. No, mi aspettavo che magari potesse piacere, però non dico a livello locale, però non così tanto. No, questo no. Però è andata e va bene. Diciamo che ti sei avvalso anche della collaborazione di un'attrice, no? Dell'attrice che ha così recitato con te il video. Sì, che ha cantato e recitato con me il video Apro il frigo, che stiamo parlando di Sabrina Bambi. Sì. È una cantante, attrice e cantante bravissima del duo comico Pallecchiatta, che è questo duo comico che imita un po' le gemelle Kessler, nel senso che sono due donne, due ragazze che vanno spesso in televisione, hanno partecipato a tante trasmissioni, tanti film, cantano, ballano, recitano insieme. Sì, sì. Sembrano sorelle, ma sono soltanto delle grandi amiche tra loro, e oltretutto il loro nome d'arte, ovvero Palla e Chiatta, richiama anche un po' Paola e Chiara. Sì, mi spiego? Sì. Perché poi c'è una mora, una bionda, quindi richiama anche un po' le veline, insomma, sono due attrici, sì, e cantanti. Le abbiamo apprezzate recentemente anche nell'ultima edizione di All Together Now. Sì, All Together Now di Canale 5, sì, sì. C'erano loro, facevano parte del muro, della giuria del muro, appunto, sono loro. Tra le due io ho contattato Sabrina, perché la mia amica era Sabrina, poi grazie a Sabrina ho conosciuto Manuela, l'altra ragazza, Manuela Dasciotti, e Apro il frigo l'ho realizzato grazie a Sabrina. Io mi ricordo quando gliel'ho cantata la prima volta per telefono, lei mi ha detto sì, proviamo, potrebbe funzionare, e io dico vabbè, speriamo bene, e poi è andata veramente alla grande. Sabrina ha cantato benissimo, io ho cantato con l'AudioTune, che è un programma che fa intonare le voci un po', non dico suonate, però un po' basse, e insomma c'è stato un lavoro anche lì di montaggio, veramente, poi sì, molto orecchiabile, carino, e adesso non lo dico perché è mio, perché anzi nello stesso modo dico che sono ho anche scritto delle parodie che poi avevo deciso di non realizzare perché non sentivo che non venivano simpatiche, quindi purtroppo può capitare, certo. Però a parte il fatto che sia mio o meno, devo dire che è uscita una canzone molto orecchiabile, molto simpatica, fresca, estiva, insomma. Alcuni hanno scritto che era anche più bella di Despacito. Quindi... Sì, è vero. Poi veramente molto fresca, al di là del periodo insomma estivo, no? Sì. Apro il frigo, però era molto gradevole, piacevole ascoltarla, insomma, ti metteva buon umore, ti metteva allegria. Sì. Sì. Torniamo un attimo a Lama non c'è, la parodia di Laura non c'è, ma una curiosità, ma gli autori, no? In questo caso l'autore che è Neck, quando l'avrà ascoltata anche lui, no? Sì. Vi siete parlati, ti ha contattato, non so, ci sono stati magari episodi di questo tipo, o magari tu avresti voluto contattare lui? Allora, io ho contattato Neck, ma in questo caso ti rispondo su Neck perché abbiamo preso per riferimento lui, ma dietro una canzone ci sono 20 persone, perché magari c'è il cantante, c'è l'autore, c'è il produttore, c'è il distributore, quindi se una canzone è di Neck non è che si deve contattare soltanto Neck. No, quindi, io intendevo non per avere così il lasciapassare, non in questo senso, nel senso dopo aver ascoltato appunto la tua parodia, la sua impressione, cioè nel senso ad aver stravolto un brano che lui ha cantato, in questo senso. Ma allora guarda, il discorso è questo, io ovviamente sono iscritto alla SIAE e tutto quello che faccio viene controllato da un mio avvocato e dalla SIAE.
La SIAE mi ha spiegato che l'importante è non creare un prodotto diffamante o offensivo per l'autore o per chiunque altro. Io non posso usare una canzone, cambiare le parole e renderle, che ne so, con una posizione politica troppo estremista, certo, o parlare male di qualcuno, eccetera. Quando si crea una parodia comica, comunque un prodotto pulito e simpatico, ovviamente si deve far riferimento che è una parodia di quella canzone. Io non dirò mai che la base di Lama non c'è è mia, perché non è mia, certo. Si va sul plagio, sulla denuncia, eccetera. Io ovviamente ho sempre dichiarato che quella è una parodia di quella canzone, stessa cosa di Apro il frigo con Despacito. E poi, anzi, delle volte, sempre a detto della SIAE, mi hanno detto che si potrebbe anche fare pubblicità alla canzone originale, perché io so che tanti ragazzi giovani, siccome Laura non c'è, una canzone di 23 anni fa, sì, i ragazzi di adesso di 15-16 anni che magari hanno ascoltato Lama non c'è, potrebbero aver cercato Laura non c'è. Certo. Come curiosità, come, certo, come per dire, come per ascoltare la base originale, per sentire la canzone originale. E quindi questo potrebbe anche pubblicizzare la canzone di partenza, la canzone madre. Sì. E quindi lì non si crea nessun problema. Tu hai il primato di aver realizzato la prima web serie comica italiana in onda su televisioni locali, e stiamo parlando di Romanzo demenziale, Matti da legare. Sì. Ma come, sì, ti è arrivata l'ispirazione? L'ispirazione è arrivata perché volevo realizzare degli sketch comici. Oddio, delle volte non lo so neanche io, perché delle volte non mi ricordo quando è stato il momento in cui è arrivata l'ispirazione, mi spiego? Allora, no, parte tutto ovviamente da molto lontano, nel senso, c'è sempre dietro una grande passione per l'intrattenimento, per la recitazione. Avevo contattato un mio amico che realizzava video per matrimoni e grazie a lui abbiamo iniziato a fare delle scenette comiche a casa. Poi un po' di intraprendenza, un po' di voglia di mettersi in gioco, ho detto: ragazzi, chiamiamo altri amici, altre persone, cerchiamo di fare degli sketch, di montarli bene con le musiche, con gli effetti sonori, eccetera. Scriviamo alcuni sketch comici, oppure delle volte molti sketch non sono stati inventati, ma sono capitati realmente nella vita di tutti i giorni, magari con gli amici, con i parenti, con i colleghi, eccetera. E poi l'abbiamo riportati in vita. Video. Quindi poi piano piano abbiamo creato i primi video, abbiamo capito come fare questo tipo di lavoro, e poi la cosa è cresciuta da sola, perché sbagliando si impara, e quindi quando qualcosa, non dico è andata storta, però si poteva fare meglio, siamo cresciuti tutti, sia artisticamente che tecnicamente. E poi abbiamo messo questi video sul web. Le televisioni locali, è stato un caso, ci hanno premiato, ci hanno contattato, perché hanno visto che nel 2013, poi adesso siamo diventati tanti, ci sono tanti ragazzi, devo dire, anche molto bravi, però nel 2013 c'erano pochissimi prodotti sul web con una qualità televisiva, ovvero video fatti con una telecamera, con un montaggio video, che nascevano apposta per il web, perché prima il web era soltanto un grande contenitore di video fatti dai cellulari, fotografie fatti dai telefoni, eccetera. E invece Romanzo è stato uno dei primi con un'ottima qualità televisiva, e appunto è stato mandato in onda da oltre 200 televisioni locali, dalla Valle d'Aosta fino a Palermo. Molte televisioni ci hanno contattato, che poi è stato un po' un effetto domino. Quando ci hanno chiamato le prime due o tre televisioni, magari tra i editori, non lo so, si sono parlati, si sono conosciuti, hanno visto i prodotti delle altre televisioni e ci hanno contattato per mandare in onda i miei sketch, i miei girati con altri amici attori, quindi i nostri sketch e i nostri prodotti. E è stata appunto la prima web series in onda anche su TV locali, quindi ci hanno scritto certo. Federico, hai a disposizione i microfoni di Radio Dream On Fly. Che messaggio vuoi lanciare a chi ti sta ascoltando in questo momento?
In generale o sul cinema? In che senso? Perché di messaggi ce ne sarebbero veramente tantissimi, soprattutto in questo periodo. Quello che ti senti di dire sul cinema. Una cosa che... Sì, ma puoi anche dirla sul dimmi, cinema. Dimmi. Allora, quello che posso dire in generale è che non dobbiamo mai arrenderci. Cerco di fare un discorso che può andare bene sia per il cinema sia per la vita di tutti i giorni, soprattutto in questo periodo, sia per altre persone che fanno lavori differenti dal cinema. Posso dire in generale che nessuno di noi deve mai arrendersi, soprattutto in questo periodo di Covid. Dobbiamo essere uniti, aiutarci ad andare avanti, essere forti mentalmente e fisicamente, essere speranzosi, e non dobbiamo mai fermarci. Bene, caro Federico, il nostro tempo a disposizione si è esaurito purtroppo e sì, come sempre quando si sta bene in compagnia il tempo vola, no? Come si suol dire? Sì. Ti ringrazio. Vola, il tempo vola, è vero. Il tempo vola. Ti ringrazio per essere stato qui in compagnia della Patti e di tutti coloro che ci seguono con molto affetto ogni lunedì, ma prima di salutarci non posso non rivolgerti la mia domanda di rito. Tu avrai sicuramente realizzato bei sogni, fino adesso ce ne siamo raccontati un po', no? Sì. Ma qualcosa che ancora vorresti raggiungere? Cioè, qualcosa che ancora vorrei raggiungere, sto per creare un progetto molto importante che non tocca il cinema ma tocca la moda. Ah. E quindi sto cercando di fare questo progetto, che un po' per scaramanzia, un po' per altri discorsi, tra cui un'eventuale copia di chi potrebbe ascoltarmi, preferisco non parlarne precisamente, però ho un grande progetto nella moda che vorrei realizzare, che mi manca questo tassello. Tra le tante cose che ho realizzato vorrei fare questo. E poi semmai ci risentiamo quando sarà partito e lo racconterò. Beh, guarda, mi hai intolto, come si suol dire, la parola dalla bocca. Quindi ti stavo dicendo proprio questo: quando i tempi saranno maturi, torna a trovarmi e sarò ben felice di dare voce, insomma, a questo progetto. Grazie, senz'altro, con molto piacere. Sì, va bene. Ti ringrazio ancora per essere stato con noi. La Patti vi dà appuntamento a lunedì prossimo e nel frattempo, ora più che mai, continuate a sognare. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao Patti, ciao a tutti, grazie, buon pomeriggio, buona serata, ciao. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa.